In questo brevissimo video parliamo del teorema di Thomas. Che cos'è il teorema di Thomas? È la profezia che si autorealizza, ossia una situazione definita dagli attori come reale diventa reale nelle sue conseguenze. Vuol dire che se io profetizzo e dico che quella cosa succederà, allora succederà veramente. E questo è l'effetto appunto della coesione sociale, della collettività. Vi faccio un esempio. Se si sparge la voce che la banca X è in crisi, ha dei problemi economici, eccetera, vedrete sicuramente che tantissime persone sposteranno i propri soldi, i propri risparmi da quella banca. E il rischio è che proprio la profezia si autorealizzi realmente. Magari quella banca non sta andando in crisi, ma lo diventa perché qualcuno ha sparso una voce, magari appunto non vera. Oppure come è successo negli Stati Uniti una volta in cui si era sparsa la voce che c'era un problema appunto nella distribuzione di carta igienica e quindi moltissimi supermercati non avevano la carta igienica. Ecco, immaginate che c'è stato l'assalto ai supermercati per ma gente che si scazzottava per prendere appunto la carta igienica che c'era nei supermercati, ma quando in realtà poi è stato appunto dimostrato che non c'era nessun tipo di carenza distributiva della carta igienica, ma la gente ha iniziato appunto ad andare a crederci e la profezia appunto si è autorealizzata. Profezia, manca la carta igienica, aiuto, rimarremo senza carta igienica. Poi tutti corrono ai ripari, che è un po' quello che è successo anche con il Covid nel primo lockdown, quando qualcuno aveva, soprattutto con i mass media, aveva messo in allerta tutti dicendo chissà se mancheranno le materie prime, mancheranno le cose da mangiare, eccetera. E ci ricordiamo tutti che c'è stato l'assalto ai supermercati, gente che si scazzottava per prendere il lievito che è mancato per tantissimo tempo sugli scaffali, la farina, i generi di prima necessità, proprio perché c'è stata una profezia che si autorealizza, ossia una situazione definita dagli attori, cioè da noi, come reale, diventa reale nelle sue conseguenze. E questo appunto è il teorema di Thomas. Ti aspetto nella prossima puntata.